Per l'amor di Dio, ragazzuoli, è verissimo che più o meno ciclicamente si toccano gli stessi temi, ma soprattutto in una sessione di calciomercato come quella che abbiamo purtroppo vissuto, dove è stato ricco, ricchissimo di nulla condito col niente, inevitabilmente nel momento in cui magari all'interno dell'organigramma Juventus avvengono dei cambiamenti importanti come il direttore sportivo barra responsabile dell'area sport, poi ognuno giustamente utilizza il nome non che ritiene più opportuno, responsabile dell'area sport tecnicamente sarebbe più giusto, però indubbiamente nel momento in cui magari, no? Dopo tutto ciò che aveva fatto, giuntoli al Napoli, lo prendi alla Juventus, inevitabilmente ci può stare che ci siano delle aspettative di un certo tipo, che evidentemente magari da parte di qualcuno non è che siano state poi così tanto rispettate, perché di fatto l'unico vero colpo giuntoliano all'interno di questa sessione di calciomercato non è nemmeno UEA. Che è arrivato prima, è stato chiuso prima dell'arrivo di Giuntoli, ma fondamentalmente Facundo che è già girato all'Atalanta in prestito secco. Questo sì, solo che dico la verità, io non mi sento minimamente, soprattutto in questo determinato periodo storico qui, di condannare in un qualche modo Cristiano Giuntoli per quello che è stato l'operato fino a questo momento, innanzitutto perché bisognerebbe anche capire quelle che sono state le linee guida che gli sono state in un qualche modo dettate e gli obiettivi che gli hanno imposto, tra virgolette, di raggiungere. Cosa che se magari al Napoli c'era una situazione differente, in questo determinato periodo storico della Juventus si fa fatica ad immaginarsi una squadra con le possibilità di spendere e espandere in ogni dove solo ed esclusivamente perché magari si chiama Juventus e negli ultimi anni siamo stati anche abituati così. Infatti, secondo me, quello su cui ci dobbiamo focalizzare un pochino tutti quanti è molto banalmente il contesto in cui Cristiano Giuntoli è arrivato, in una squadra che di fatto doveva in tutti i modi cercare di mettere una pezza importante a livello di bilancio 2023-2024 e da questo punto di vista vuoi o non vuoi sono state fatte delle operazioni che danno la possibilità di dare al bilancio una boccata d'aria per più o meno 60 milioni, facendo il conto di quelli che sono stati gli acquisti e le varie cessioni a titolo definitivo e magari anche qualche prestito, ma magari da questo punto di vista ci sarà anche proprio la possibilità di fare un video entrando un pochino più nel dettaglio delle operazioni e di quanto beneficio o meno abbiano effettivamente portato. E soprattutto il vero contesto, secondo me, è soprattutto da un punto di vista sportivo, perché indubbiamente è un discorso quando si parla di una Juventus che, sai, vince lo scudetto ogni anno è sempre lì candidata per giocarsi la Champions League, che se sei tifoso juventino sai che bene o male non vincerai mai, ma indubbiamente hai una buona base per giocarti la Champions o anche banalmente per partecipare alla Champions League. Ecco, in questa specifica sessione di calciomercato, in questo preciso momento storico, mi sembra superfluo dire quale sia la situazione, no? E sai che non partecipando alla Champions League, beh, quei 100 milioni non li prendi tra la partecipazione, tra l'indotto dallo stadio nelle partite di Champions, che banalmente solamente quelle per tre partite, tra biglietti e tutto quanto, si parla di più di una decina di milioni, tra tutto quanto, non neghiamocelo. L'appeal che indubbiamente viene abbastanza meno. Già non è detto che tu abbia particolare budget, se in più anche quel non particolare budget lo devi investire per giocatori che magari vorrebbero continuare a giocare la Champions League e tu non la giochi, o magari alle volte hai a che fare come concorrenti con club dell'Arabia Saudita, viene da sé che tutto quanto è un pochino più difficile ed un pochino più complicato.
complicato. Poi che anche Giuntoli potesse far decisamente meglio, decisamente di più, beh, questo ci mancherebbe altro, ma fino a prova contraria, perché tutti quanti, soprattutto quando si parla di gente a quei livelli lì, non fa mai le cose in totale perfezione o quant'altro. Però io adesso, sinceramente, di mettere già Giuntoli alla graticola dopo di fatto un mese e tre quarti da responsabile dell'area sport e della Juventus, mi sembra un pochino esagerato, soprattutto vedendo quello che è stato il contesto del suo arrivo, dove per carità magari ci si poteva aspettare qualche colpo in più, anche banalmente per animare un'estate di calciomercato praticamente piatto, beh, probabilmente sì, però magari questo animo sarebbe arrivato dopo la partenza di Federico Chiesa o Dusan Vlahovic, e qui viene da porsi un altro interrogativo: come avrebbero reagito i tifosi qualora Giuntoli, olè, sono arrivato, bam, ti piazzo Dusan Vlahovic? Beh, è vero che nelle ultime settimane è partito una damnatio memorae, era partito una damnatio memorae nei confronti del giocatore, che qualcuno molto probabilmente sarebbe stato anche ben contento di questa partenza, però bene o male poi il pretesto per andare a criticare a prescindere molto probabilmente lo si sarebbe trovato. Qualora poi magari il rimpiazzo fosse stato Lukaku, non lo nego, mi sarei messo anche in prima fila per poterlo fare. Tra l'altro, cosa curiosa di tutto questo è che calciomercato.com, facendo un articolo su Lukaku alla Roma, chi è stato il vero sconfitto secondo voi di tutta la vicenda? Esatto, puntualmente lui, proprio Cristiano Giuntoli, sconfitto dopo che molto banalmente ha deciso di non accettare le condizioni del Chelsea, perché aveva proposto un conguaglio ridicolo stando a quella che è la valutazione di Vlahovic da parte della Juventus. E infatti quindi indubbiamente l'unico vero grande sconfitto della situazione è Giuntoli, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, anche perché Lukaku si considera il numero uno e non gli piace aspettare. Cazzo, ha aspettato praticamente solo 2 mesi dopo che anche la Juventus ha detto basta, se le condizioni sono queste, tanti saluti, ci ha perso solamente Giuntoli. E infatti sarà questo probabilmente anche il bello di Lukaku alla Roma, no? La Juve beffata, come se fosse la Juve che si ritrova con un parco attaccanti differente da quello che era l'anno scorso, e non magari chi proprio per prendere Lukaku decide di non rinnovare Dzeko, alla fine non prende Lukaku, alla fine non prende neanche Balogun, va a prendere un 43enne a 10 milioni, però indubbiamente sarà questa un pochino la narrazione, ma soprattutto da certe parti la narrazione la conosciamo veramente, ma veramente molto bene, ed è molto simpatica come cosa, anche da un certo punto di vista questo è innegabile, se posso essere sincero. Però a parte tutto, io andrei un pochino coi piedi di piombo, sinceramente, quando bisogna fare delle valutazioni attorno al lavoro di Giuntoli, molto banalmente perché è arrivato in una situazione non particolarmente facile. Poi, dopo, anche qui, legittimamente, se uno si sente nella posizione o molto banalmente nella volontà di bollare subito Giuntoli dopo un mese e mezzo perché magari aveva delle aspettative differenti, ci può stare, legittimo, va bene, non lo comprenderei, ma è pur sempre legittimo. Però io sinceramente non me lo sento di fare. Ciò non sta a significare che Giuntoli farà tutto alla perfezione, perché in questi ruoli è impossibile fare tutto quanto alla perfezione, e ne sono pienamente consapevole. Però crocifiggerlo ora mi sembra abbastanza prematuro, ecco, mi limito a dire solamente così, perché non so onestamente un qualsiasi altro dirigente cosa avrebbe fatto in questa determinata situazione, dove di fatto ti dicono metti a posto i conti, hai solamente una competizione e una rosa di 40 elementi, quindi cosa fai? Per, se tutto andrà bene, 43 partite
in un anno le 38 di campionato e le 5 di Coppa Italia, che tra le altre cose inizierà a gennaio 2024 e praticamente avrai 5 partite in 5 mesi se tutto quanto andrà in modo particolarmente grasso. E quindi cosa fai? Cosa devi fare? Quindi non lo so, voi magari ragazzuoli fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!